Lore surprise! Finalmente le ho trovate. Ed oggi nuovo unboxing. Channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super lollosissimo video. Ebbene sì, perché oggi, e voi direte finalmente Swirl, andiamo ad aprire ben due nuovissime, tra virgolette, LOL Surprise Glitter Globe della serie Winter Disco. Oh my god, nuove lolline da aggiungere alla mia collection. E appena le ho viste, precisamente alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano. Oltretutto, quando sono andato alla cassa per pagarle, un signore me le stava sabotando, perché ero lì in cassa tutto tranquillo, tutto felice. Addirittura una bambina si gira e mi guarda un po' strano perché mi vede con in mano le LOL Surprise. Dettagli. E questo signore si gira inconscientemente, mi dà una gomitata e la mia glitter globe fa patapam in terra. Io l'ho guardato malissimo, perché almeno poteva chiedermi scusa. No, raga, un disagio unico. E quindi niente. Oh my god. Se mi vedete un po' esagitato, perché sono in prepartenza. Tra qualche giorno partirò per le Gran Canarie, 10 giorni, alle mie, diciamo, vacanze invernali estive. Sì, oddio, aprire le Winter Disco, cioè aprire le Glitter Globe in questa situazione un po' horror, un po' antro di Malefica Swirl, non è il massimo, perché comunque avrei preferito portarvi video a tema. Però cioè, non ce la faccio a tenerle lì, sono troppo curioso di vedere chi scopro. E io direi di cominciare, ma prima di cominciare mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Swirl Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e TikTok. E detto questo, io direi di teletrasportarci immediatamente nella mia magica PlayStation per aprire insieme queste due nuove LOL Surprise Glitter Globe serie Winter Disco. Ed eccoci qua, Swirl Family, finalmente catapultati nella mia magica PlayStation. E come vedete, anche se il video non è proprio inerente ad Halloween, ho cercato di tematizzarla con la mia collezione di zucche. Vi lascio anche la risata malefica di questa zucca, che la trovate da Tiger. Perfetto, sì. Basta. Ok, io direi di cominciare perché sono curiosissimo. Voi sapete qual è la mia preferita. La mia preferita è quella vestita da Babba Natale. E se trovo lei sarò iper mega felice, ma soprattutto la utilizzerò per fare un sacco di video, cioè per fare un sacco di fotografie su Instagram. Ok, direi di cominciare. Ah, ok, faccio vedere già la confezione, ma sicuramente la conoscete già. Ha questa forma tipo con mille sfaccettature, perché dovrebbe, diciamo, rappresentare un pupazzo di neve, e bensì la base del nostro pupazzo di neve. Se poi andate ad attaccare le palline dei pets e delle lilies, costruirete un pupazzo di neve vero e proprio. Vabbè, sono della serie Winter Disco, distribuite da Giochi Preziosi, e all'interno troviamo ben 8 surprise. Mi mancavano questi unboxing, e quindi niente, le ho pagate, mi sembra, 27 euro. Sì, costano un po' care, però vabbè, dettagli. E direi di cominciare. Classica e inconfondibile cernierina di apertura. E via, si unboxa. Perfetto. Strato numero 1. E nello strato numero 1 troviamo già il nostro fantastico indizio, che sono praticamente due borsine regalo, comunque due borsine da shopping, e un pacchettino regalo. E l'indizio scritto è Shopping for Present. Chi sarà mai? Andiamo avanti. Tutte le zucche che sballottolano. Ovviamente io scipollo. Non più di tanto, questa cosa mi meraviglia. E ci siamo! Questa qua è la pallina. Come vedete, un lato è fantasticamente geometrico.
E su questo lato invece c'è la pallina classica delle LOL Surprise, trasparente, dove all'interno ci sono tutti questi fantastici glitter. Glitter che poi andranno, pallina che poi andrà riempita di acqua e si formerà tipo la snowball. Avete presente quelle palline che sballozzolate un po' e tutti i glitter vanno dappertutto? Fantastica, dopo magari lo facciamo, una volta che ho fatto l'unboxing. Vabbè, questa qua la mettiamo da parte. Questo qua è tutto il malloppone che mi fanno trovare all'interno della pallina. E la prima cosa che troviamo è la base, perché queste palline hanno pure la base, tipo così. Se volete costruire il vostro pupazzo di neve, ovviamente, infilzate. E voilà! Questa qua è la nostra pallina con la base. E queste qua sono tutte le nostre blind bag. Blind bag che hanno cambiato, sembrerebbe una plastica biodegradabile. Boh, magari mi sbaglio, però boh, sembra quelle plastiche che stanno utilizzando adesso per tipo quelle che smaltiscono alla svelta. Una blind bag, due blind bag, ovviamente la checklist, tre blind bag, quattro blind bag, il foglietto delle avvertenze, cinque blind bag e ben sei blind bag tutte da aprire. Prima di dare un occhio alla checklist, questa qua è una foto di gruppo delle nostre Glitter Globe, qua vi spiega come funzionano proprio le palline e i contenitori. E sul retro abbiamo la checklist. Guardate quante sono, ma io voglio lei, voglio Sleek Babe, che è bellissima. Ok, detto questo, ho parlato fin troppo e direi di aprire la prima blind bag. E nella prima blind bag ho trovato il piedistallo. Benissimo, si parte già bene. Piedistallo trasparente che andrà all'interno della pallina. Poi, seconda blind bag, un vestito, la adoro un sacco questa, ho già capito di chi si tratta. Ho trovato un vestitino tutto glitteroso, come vedete che sberluccica, con un fiocchetto sul davanti come dettaglio. Seconda blind bag, con all'interno il biberon dorato con il tappo sempre glitterato che riprende il colore del vestito. Terza blind bag, cosa ci saranno? Le scarpine, ovviamente, anche loro super glitterose. Ultima blind bag di accessori e dovrebbe essere, ok, un altro accessorio ed è un pacchettino che tiene in mano la nostra LOL Surprise. Ci siete? Oh my god, voglio assolutamente vederla in mano mia! E voilà, e si tratta di Prizzy, che è praticamente la lollina dedicata ai pacchetti regalo. Ecco, l'ho già schiacciata, perfetto. Ah, come vedete c'ha questo, diciamo, pallone, cicca, Big Bubble, che sta sputacchiando, perché all'interno, se voi la stoppate, dovete andarle a riempire di acqua, perfetto, perché la sua testa diventa proprio come una snowball, cioè se voi la shakerate, tutti i glitterini li vedete muoversi, ma questo qua lo facciamo dopo, quando abbiamo aperto anche l'altra. Adesso andiamo a vestirla, tra 3, 2, 1... Ed eccoci qua con la nostra incantevole Prizzy completata, cioè vestita di tutto punto, e come vedete è incantevole. Fa parte dello Sleepover Club, sputacchia ed è una Fabulous, o meglio Popular. Ok, passiamo alla seconda ball, perfetto, andiamo a scipollarla subito, immediatamente. Guardiamo l'indizio, oh, meno male non è un doppione, e l'indizio è un fiocco di neve con un vestitino fucsia. E c'è scritto Stratin Winter Fashion. Ok, tutto il nostro gruzzolotto, eccolo qui. E come vedete all'interno troviamo le stesse cose, il piedistallo, la checklist e le avvertenze. Qua, attimo, ribaltiamo tutto, perfetto. E cominciamo dalle prime blind bag. Questo qua dovrebbe essere il piedistallo, è inconfondibile, difatti eccolo qui. Piedistallo. Ci sono un paio di occhiali. Guardiamo, un paio di occhiali a stellina, ecco
eccoli qui, dorati ovviamente. Poi il biberon, che è dorato anch'esso, cioè ha questo effetto dorato trasparente, e il tappo super dorato glitteroso. Altra blind bag, guardiamo di cosa si tratta. Un paio di sandaletti super dorati. Di chi si tratterà mai? Veramente, raga, questo non lo so, eh. Poi. Un... chi è? È un colletto tutto fluffy, tutto fuzzy, come si può dire. Comunque tutto pelosetto. Manca il vestito, eh. Ed ho trovato un vestito due pezzi, così sembra un gonnellino di paglia, d'oro e poi dorato glitteroso. Chi sarà mai, sono veramente iper mega curioso. Apriamo la nostra LOL, che questa volta non è mozzata, ed è bellissima. Oh mio Dio, è fantastica, guardate il trucco. Occhi azzurri e ombretto dorato. Vabbè, solito palloncino per riempirla di acqua. E si tratta di lei, non so pronunciare il nome, Ni-Ni-Un-Kuti. Se non sbaglio, è una Fabulous e fa parte del Glam Club. E ovviamente anche lei sputacchia acqua. E adesso andiamo a vestire anche la nostra Neon Kuti. Tra 3, 2, 1. Ed eccoci qua, Swir Family, con la nostra Lollina completamente vestita. E anche essa è fantastica. E adesso è arrivato il momento di riempirle di acqua, quindi di dare questo tocco snowball alle nostre lolline, cioè alle loro parrucche. Ed eccomi qua, Swir Family, con l'acqua procurata, e adesso direi di andarle a riempire di acqua. Ok, partiamo dalla nostra Prizzy, tiriamo via la sua cicca palloncino. Prendiamo il suo biberon, andiamo ovviamente a risucchiare acqua, perfetto, e andiamo a darle da bere. Guardiamo com'è la funzione, insomma, l'effetto. Ok, raga, oddio, non riesco a farvi percepire l'effetto, forse ho messo dentro troppo poca acqua, però comunque all'interno vedete proprio tutti i glitterini che navigano dentro nella capigliatura della nostra lollina. E voilà che anche alla nostra Neon Kuti è stata riempita la parrucca, e forse nel suo caso l'effetto si vede meglio. E adesso è arrivato il momento di riempire almeno una delle ball. Però per riempire le ball vado in aiuto di questa siringa, che era la siringa che trovate all'interno dei pupsi. E guardate, cioè è fantastica, è veramente fantastica. E rieccoci qua, Swir Family, dopo aver aperto le nostre due nuovissime Glitter Globe. Io spero che questo video e che questo unboxing vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Swir Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e il mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio glitteroso a tutti, e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!